Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Silac. Che energia la bontà! Manfredonia, 4 maggio 2014, siamo sul porto industriale di Manfredonia, c'è la visita degli alunni dell'Istituto Tecnico Nautico Rotundi, se ci sarà a bordo della MV Jaguar, battente bandiera olandese, che vediamo dietro i ragazzi dei professori. La visita è stata organizzata, questa MV Jaguar sbarcherà a sezione di torri di impianti eolici nel porto industriale, la visita è stata organizzata dal professor Danilo Riccardi e dagli altri professori che abbiamo qui a fianco, organizzata dall'Agenzia Marittima Galli e Figlio di Manfredonia. Parliamo di questa iniziativa. L'iniziativa è nata per rilanciare l'Istituto Nautico e si è approfittati della presenza di questo nuovo progetto che è stato iniziato e portato avanti dall'Agenzia Galli di realizzare uno scalo hub per pale eoliche. Ci è risultato interessante venire a visitare le operazioni di carico e scarico con tutte quante le procedure per la realizzazione e pianificazione dei piani di carico per la movimentazione di questa merce. E tutto questo è argomentazione che viene trattata quotidianamente a scuola per preparare questi ragazzi a iniziare una vita a mare e creare delle nuove professionalità e delle nuove professioni che poi verranno poi utilizzate, impiegate a bordo delle navi. Alla fine, insomma, la scelta di questi ragazzi di venire nel nostro istituto è proprio questa, cioè quella di intraprendere una vita a bordo delle navi e quale migliore occasione è quella di portarli proprio a bordo delle navi e farli vedere, toccare con mano quella che è la realtà del mondo della marina. Iniziativa positiva, è possibile ce ne saranno altre in futuro di questa iniziativa? Lo speriamo bene, anche perché idee da parte dell'istituto ce ne sono per rilanciare l'istituto e allo stesso tempo dare ai ragazzi la possibilità di poter cominciare, conoscere, insomma, toccare con mano la realtà della marineria, insomma, tutte le operazioni che comportano questo tipo di professione a bordo delle navi. Grazie. Siamo con Vincenzo e Antonio, abbiamo detto l'Istituto Tecnico Nautico Rotundi, abbiamo parlato di questa iniziativa di stamani, cosa ne pensi? Allora, prima cosa ringraziamo la nostra scuola, il nostro professor Riccardi e tutti gli accompagnatori per averci dato la possibilità di vedere e toccare con mano e appunto darci la possibilità di vedere cosa è la vita a bordo. Poi ringraziamo anche la professoressa Coccia e il professor Mazzamurro. È per noi davvero una grande possibilità per aver anche rilanciato la nostra scuola, che è una grande fortuna per la Manfredonia. Tu invece, Antonio, hai detto cosa ne pensi di questa giornata? Ormai ha detto tutto lui. Cioè, non è la prima volta che vieni qui sul porto industriale? Sì, è la prima volta. In questo sbarco, diciamo, di sì, è la prima volta e penso che dobbiamo ancora entrare nella nave. All'esterno, imponente, no? Sì, è abbastanza grande e penso che sia una bella esperienza. Sì.